こんにちは。アイライフ研究所の榎本です。海外視察から見えてきた都市の知恵と題して4回にわたり視察報告をいたします。2022年11月、イギリスのロンドン、イタリアのボローニャ、アレッサンドリア、ドイツのエアランゲン、ベルリン、フィンランドのヘルシンキ、エスポーに視察に行ってまいりました。それらの都市では市民活動を行政、大学、NPO、団体などさまざまな機関が支え、市民と競争し豊かな街を生み出していました。今日は第1回目、地の広場の著者アントネッラ・アンニョリさんにお話をお伺いしました。それではどうぞご覧ください。Io sono molti anni, più di 40, che mi occupo di biblioteche e mi sono sempre occupata di luoghi sociali, di biblioteche come luogo sociale. E questo è quello che anche nelle piazze del sapere, no, si capiva, si leggeva. L'Italia, come il Giappone, credo che siano più legati a delle biblioteche tradizionali, mentre il vero modello di biblioteca sociale è quello che è nato negli Stati Uniti e nei paesi nordici. Quindi per loro è più facile seguire quelle che sono le trasformazioni che avvengono, perché sono di più specchio della società, cioè continuamente sono lo specchio di quello che accade fuori. Questa brevissima introduzione è per dire che le nostre biblioteche oggi, se non cambiano e non si trasformano in luoghi che servono veramente a tutti, rischiano di essere luoghi inutili. Come dire, molto velocemente, negli ultimi 20 anni ci si è interessati al luogo biblioteca. Luogo biblioteca dal punto di vista dell'edificio, un po' in tutto il mondo, con grandi edifici emblematici fatti da grandi architetti, questo anche in Giappone. Questo sicuramente ha attirato l'attenzione e anche l'interesse di pubblici diversi, ma anche delle stesse amministrazioni pubbliche, perché in qualche modo erano investimenti molto importanti. Poi c'è stato tutto il ragionamento sulla, che molte persone, come dire, pensano che sia, insomma, questa l'evoluzione, del fatto che le tecnologie possono sostituire gli ebook, le digitalizzazioni possono sostituire la biblioteca fisica. Poi abbiamo avuto il coronavirus, che non lo so cosa è significato per voi in Giappone dal punto di vista sociale e culturale. Per noi è significato che chi aveva case grandi, buone connessioni, device di tutti i tipi, in qualche modo è riuscito sia a fare lezione che a lavorare. Molti invece sono stati penalizzati, poi arriva la parte sociale, ma anche proprio dalla possibilità di continuare a fare delle piccole cose quotidiane, perché molta parte del paese non ha delle connessioni stabili.
molte famiglie hanno forse solo il cellulare della mamma e sono case molto piccole. C'erano delle riflessioni sulle città che stanno cambiando già prima del coronavirus, ma che con il coronavirus si sono accentuati, no? Cioè tutto il tema della città dei 15 minuti, Barcellona-Parigi, ma soprattutto tutto il tema della prossimità. E soprattutto nelle città più grandi, dove le persone sono abituate a lavorare in un posto, che è una cosa che voi conoscete purtroppo molto bene, dormire in un altro, e in mezzo non c'è più tempo per fare nulla, e quindi tutti quelli che sono i luoghi dove fare la spesa, dove fare delle cose, sono all'interno di questo tragitto, non necessariamente sono vicino a casa. La riflessione che si sta facendo oggi è che ci sono dei servizi, e soprattutto il coronavirus ha fatto esplodere questo tema, che devono stare dentro, se non necessariamente i 15 minuti, ma devono stare vicini alle persone. Poi ci sono tutti quelli che, come dire, sono i temi che sono esplosi in questi ultimi mesi, che tutti stiamo, no, affrontando, subendo, cercando di capire, da quelli climatici a quelli della povertà. In Italia abbiamo 1.400.000 bambini in povertà assoluta e 6 milioni di famiglie in povertà assoluta, e adesso non mi ricordo quali sono le cifre di bambini che non sono più andati a scuola, quindi la dispersione scolastica, ragazzini che non finiscono le medie, che è la scuola obbligatoria, e poi c'è tutto il tema del lavoro, che ha meno studi, meno lavori, e quindi la forbice tra chi ha delle possibilità, perché ha dei genitori che ti mandano in una scuola buona, che ti mandano all'estero, e chi non ha queste possibilità, si è enormemente allargata. In più, in Italia le biblioteche sono frequentate poco. La media nazionale, sapendo che c'è il sud che è molto, come dire, arretrato, è del 4% della popolazione che frequenta le biblioteche. Nel nord arrivi anche al 20%, però comunque tocchi una fascia piccolissima di popolazione, e soprattutto tocchi quella fascia che legge e studia. Tutti gli altri, che sono quelli che ne avrebbero più bisogno, non frequentano le biblioteche. La mia riflessione è: all'interno di questa complessità in continua trasformazione, che ruolo possono avere o dovrebbero avere le biblioteche? Non vorrei chiamarle biblioteche, ma le chiamiamo, possiamo chiamarle piazza del sapere, cioè biblioteca è una parola che veramente limita. Io oggi sono convinta che abbiamo più che mai bisogno di questi luoghi, di queste piazze, chiamiamole piazze, no? Perché? Proprio per tutto quello che abbiamo detto prima. Un tema, secondo me, è che le persone hanno più paura di una volta e hanno meno fiducia negli altri, hanno meno fiducia nelle istituzioni, sono sfiduciate rispetto a tutto quello che accade, e sono continuamente in balia di un'informazione che è un'informazione pessima, e soprattutto se tu non hai le competenze per decifrare, per trovare l'informazione, o comunque per crearti, no, di differenti punti di vista, il rischio è di rimanere vittima, no? E quindi di essere ancora più sfiduciato, ancora più solo, ancora più emarginato. Le nuove biblioteche aperte soprattutto in Europa hanno
in genere, grosso modo, tre spazi. Un grande piano, che può essere distribuito in altezza o in lunghezza, ma che è come una grandissima piazza accessibile dove si mescola di tutto. Un altro piano, che può essere un angolo, può essere, ma comunque un altro pezzo dedicato al fare delle cose insieme, anche tutto questo può essere mescolato, ma insomma dico dei pezzi, delle attività. Fare delle cose insieme significa fare laboratorio insieme, imparare dei mestieri, imparare a fare delle cose. Ad esempio la biblioteca Odi di Helsinki ha questa grande piazza sotto, che è come la dilatazione dentro fuori della piazza, con ristoranti, cinema, di tutto e di più. Il primo piano ci sono macchine da cucire, plotter, cabine di registrazione, cabine di, per fare film, cioè di tutto e di più, che da un lato offre ai cittadini delle possibilità per imparare delle cose, ma dall'altro offre ai cittadini che non hanno la possibilità delle tecnologie per realizzare delle cose. Uno non si può comprare la stampante 3D, ma lì la trova e può fare qualcosa. L'ultimo piano ci sono i libri, ma tutto questo non è che c'è qualcosa di più importante dell'altro. Mentre una volta i libri erano la cosa più importante, adesso è tutto questo che insieme è importante. Dove lo metti non importa, ma servono queste cose. In questa biblioteca io sono stata dentro tutto il giorno, dalle 9 alle 22. Questa di Oslo. Questa di Oslo. E la cosa straordinaria è che l'ambiente era talmente evidentemente facile e accogliente che sono arrivata la mattina e c'era una signora che alla macchina da cucire stava facendo una cucina per suo nipote, e la sera, quando sono rifatto il giro da quella parte della biblioteca, la tutina era finita e la signora la stava guardando con grande soddisfazione. Poi in un altro angolo c'erano due ragazzi, lui di pelle scura e lei vestita di nero dalla testa ai piedi, che erano seduti nella stessa poltrona e si stavano sbaciucchiando. Fuori di quella porta non possono neanche salutarsi, neanche guardarsi. Allora mettiamo insieme solo queste due cose per dire come questi luoghi possono essere luoghi veramente di libertà, dove puoi fare qualcosa che non faresti da un'altra parte, lo fai da solo, ma fai in un luogo insieme ad altre persone, centinaia di migliaia di persone. E poi contemporaneamente è un luogo talmente che non ti giudica, no? Che non ti giudica, dove puoi studiare, puoi correre, puoi giocare, puoi fare la tutina, puoi fare l'intervista, puoi distenderti per terra e guardarti un film, puoi anche sbaciucchiarti in un angolo senza che nessuno minimamente ti giudichi. Un'altra biblioteca che ho visto a Oslo, che vi ho già raccontato, non a loro ma nell'incontro che abbiamo fatto, è questa rivolta ai ragazzi dai 10 ai 15 anni, la Toyototen. Io sono stata quando l'avevano aperta ed era una biblioteca che era stata progettata insieme ai ragazzi solo per loro, dove non possono entrare gli adulti. Non possono, è vietato entrare agli adulti, non che puoi, vietato. No? Ci sono ritornata adesso dopo 4 anni per capire come andava. Allora è un servizio che resiste, che ho fatto l'intervista, quindi poi la leggerete. C'è i bibliotecari che sono anche un po' psicologi, sono anche un po' mediatori, sono tante cose contemporaneamente,
ti dicono che prima di riuscire a portare un ragazzino a leggere, se è un ragazzino che ha una scolarizzazione molto bassa, se arriva da un paese dove non è andato a scuola, eccetera, ma che per loro è importante comunque che questi ragazzini vadano, stiano insieme, facciano delle cose insieme e imparino a stare insieme. L'intervista è lunga, io sintetizzo solo in una cosa. A un certo momento io gli domando, certo che siete in 8 persone, in un posto così piccolo è un servizio che ha un suo costo. E questo giovane coordinatore mi risponde, ma quanto costa alla società un ragazzino che finisce drogato o in galera? Quindi la biblioteca deve inserirsi all'interno di questo filone, no? Di preoccupazioni anche proprio sociali, democratiche, eccetera. Dopo, cioè noi dobbiamo essere qualcosa che fa sì che questi non finiscano. La biblioteca ha questo ruolo di rete di salvezza anche per i bambini. Assolutamente sì. E chiede, ma non è la scuola che poteva fare questa cosa? Sì, è vero, però la scuola ha rinunciato a farlo. Non tutto ovviamente, perché come al solito in Italia è affidato alla buona volontà di chi lavora. E la scuola, quella che era veramente per tutti e quindi con il tempo pieno, con la mensa per tutti, c'è in pochissimi posti. Nel sud non esistono asili nido, non esistono quasi asili nido, quindi manca anche rispetto alle donne, fanno pochissimi figli, ma perché non solo è difficile trovare lavoro, ma perché manca quella struttura, no, che invece c'è. Allora il problema è che i bambini, se non hanno delle famiglie a casa che li supportano in quelle che sono le carenze della scuola, non hanno altri salvagenti. Allora io penso che la biblioteca, che non può sostituire la scuola, non può sostituire tutto quello, però la biblioteca non può non porsi come uno dei soggetti, no? E quindi è un sistema di alleanze nel territorio. Quindi a me non interessa che la scuola vada in visita alla biblioteca, che il teatro vada in visita a fare lo spettacolo, mi interessa che tutti si progettino insieme per un obiettivo, quindi è un sistema di alleanze nel territorio per dare quelle opportunità soprattutto a tutti, ma soprattutto a chi non le avrà mai. Ed essendo la biblioteca un luogo che dovrebbe essere aperto, facile, non costoso, Alice è stato aperto grazie a me quando ci sono stato, ho lasciato questo piccolo pezzettino che poi si è aperto recentemente, che è molto bella, che è tutta una biblioteca che parte dal gioco, quindi tutto il percorso, no? Il filo che la tiene insieme è il gioco. I bambini quando entrano e i genitori e le famiglie dicono, ma com'è possibile questa cosa legge? E siamo in una città che è considerata una delle città più belle d'Italia, più belle del mondo. E poi dicono, ma è gratuito? Cioè è inconcepibile che tu abbia una cosa bella, curata, gratuita per te, che dovrebbe essere il minimo sindacale che noi diamo, soprattutto ai ragazzi che hanno meno possibilità. In una biblioteca fuori Helsinki, molto carina, sono andata a vedere apposta, ho incontrato, c'era una cucina, e siccome io saluto tutti, faccio così, ho cominciato a fare così e dentro c'era un bambino, e questo bambino mi ha fatto così, una cucina in questa biblioteca. Ho aperto la porta e questo bimbo mi ha detto ciao, e dico, ma sei italiano? Sì. Oh. Un buco così in mezzo alla e dico al papà, ma siete italiani? E dice sì, sono di Belluno. Belluno è dove sono nata io. Ma dove ho studiato? A Bologna. Dove vivo io? Poi lavoravo a Padova, dove c'è Fabrizio. Ho detto, peccato che non sono in Italia, se no avrei giocato all'otto, perché
A un certo momento gli ho chiesto, ma come mai vive qui? Adesso chiedi risparmio. Mi ha detto, mio figlio da quando nasce a quando finisce l'università ha tutta la scuola garantita gratuita. Anche l'università? Anche l'università. Là? Là. Io ho un anno di congedo parentale. Anche papà? Anche papà. E mia moglie, che non sa la lingua e quindi deve studiare, ha una piccola indennità, e lui non credo che guadagni poco, per poter studiare, imparare la lingua e poi trovare lavoro. E lui dice, perché dovrei tornare in Italia? O sole mio! Quindi io concluderei, tra le tante cose che si possono dire, con due cose. Un'altra biblioteca che ho visto recentemente, che è la biblioteca Deichman di Oslo, sono tutti progetti che nascono molti anni fa. E la mia domanda, o la domanda che farei oggi a loro, è: oggi sareste ancora convinti che abbiamo bisogno di edifici così importanti e così costosi da gestire? Però poi ognuno di questi nuovi progetti, o di prima, questo adesso, ci danno, ci indicano delle strade, dei percorsi interessanti che poi possiamo riprodurre in piccolo, no? Nei nostri luoghi più vicini, più di prossimità. Quindi più che grandi edifici molto costosi probabilmente oggi da gestire, abbiamo bisogno di servizi diffusi. Non credo che possiamo pensare ad un modello di biblioteca, ma abbiamo bisogno di luoghi che rispondano a quelle che sono le esigenze di quel pezzo di società. Quindi se tu sei in un quartiere molto anziano, avrai progettato quella biblioteca insieme alla comunità e per rispondere ai bisogni di quella comunità. Quindi ogni luogo in qualche modo deve rispondere ed essere, come dire, reattivo, no? Nel rispondere ai bisogni della comunità e di come si sta trasformando quella comunità. Quindi devono essere luoghi progettati con i cittadini, perché non solo processi di partecipazione, ma proprio di coprogettazione. E io qui adesso faccio qualche esempio. A me non verrebbe mai di mettere una cucina, non il caffè o il ristorante, la cucina in una biblioteca. Se tu chiedi ai cittadini, i cittadini ti dicono che vogliono una cucina. Perché? Perché diventa un luogo dove puoi organizzare delle cene con gli amici, dove i bambini possono fare la merenda, dove il gruppo di lettura si può fare il tè. Cioè che non è la dimensione gratuita, perché uno degli elementi fondamentali della biblioteca è la gratuità e dell'essere per tutti, cioè un luogo per tutti trasversale. Questi elementi sono gli elementi fondamentali della biblioteca. Che da un lato abbiamo detto che dobbiamo farle insieme, e uno dei processi che dovremmo attivare, almeno in Italia è raramente così, prima dovremmo decidere perché vogliamo fare quella cosa e che cosa vogliamo metterci dentro, poi come la gestiamo e poi facciamo l'edificio o recuperiamo l'edificio. Quindi tutto il progetto culturale deve essere fondamentale per poi realizzare il progetto fisico, il progetto dell'edificio. E questo non lo so se accade in Giappone, in Italia, con tutti gli edifici che abbiamo, recuperiamo prima gli edifici e poi decidiamo come, cosa metterci dentro e come mettercelo dentro, che è insopportabile. Oltre al fatto che dobbiamo ragionare sulla gestione, perché molti luoghi oggi chiudono perché non sono in grado di gestirsi. Però non è sufficiente, io credo, la progettazione insieme ai cittadini,
noi abbiamo bisogno dell'energia sociale. Quindi abbiamo bisogno che questi luoghi vivano, non perché abbiamo i volontari che vengono a sostituirci, ma perché dentro ci sono dei cittadini che sentono talmente loro quei luoghi, li sentono talmente casa loro, dove si trovano forse meglio che a casa loro, che sono loro stessi che si propongono di fare delle cose. Sono parte attiva del servizio, sono un pezzo fondamentale del servizio. Questi sono i capitoli del mio prossimo libro, ne manca uno, penultimo, che è farle insieme, progettarle, costruirle insieme. Sono tutti fatti eccetto uno. Soprattutto devono essere luoghi molto militanti. Chissà se poi lo tradurremo in giapponese.